L'avventura comincia. Esatto, non è del tutto estate, onestamente, però ho voluto provare una cosa nuova. Sapete che i nuovi prodotti qui vengono ospitati spesso e stavolta in che cosa mi sono imbattuto guardando su Amazon? Mi sono imbattuto in The Adventure Begins. Un barbecue portatile fatto a valigetta che può anche essere quindi portato in giro molto comodamente perché le dimensioni naturalmente non sono particolarmente abbondanti. Grigliate ovunque l'avventura vi porti. Semplice e facile da portare, versatile e leggero. Perfetto per quei picnic spontanei che nascono nella natura, in campeggio o sulla spiaggia, sempre che poi non arrivino i carabinieri a portarvi giustamente via perché state appicciando il rogo alla foresta. Questo è sempre una cosa da controllare. Costa più o meno una cinquantina di euro, esattamente come il barbecue portatile che avevo trovato da casa. Beh, cosa facciamo? Io proverei a montarlo. Per un altro video proviamo a fare una bella cottura. Bella. Chissà come viene. Allora, cominciamo. Custodia che devo essere sincero non è stata particolarmente pesante da portare, scatola che non è stata particolarmente difficile da aprire dalla spedizione di Amazon appunto. Io onestamente non credo che questo prodotto di, credo sia di Grill Hardware, Gentleman's Hardware, scusate, Gentleman's Hardware, sia così complicato da montare, anche perché essendo portatile credo che sia già tutto sommato montato, almeno questo è ciò che voglio sperare, essere sincero. Per cui pezzi di polistirolo ad assicurarne il fatto che non si rompano e il trasporto sicuro, lo vedete qui, lo togliamo dalla nostra busta di plastica. Certo che far passare anche la mia mano è un po' complicato. Pieno di polistirolo che tolgo subito, prontamente. Ed ecco qui la mia scatoletta. Allora, vediamo di aprirla insieme per capire cosa succede. Ok. Ah, giusto, devo prima togliere le gambe. Ci potevo anche arrivare. Gamba 1, gamba 2. Ok, sono già, vedete, nei vari alloggiamenti, per cui sono al sicuro, diciamo, per modo di dire. Poi si apre proprio a valigia e quindi vi consente di avere una superficie che credo possa essere adeguata per 4 persone. Però entriamo un pochino più nello specifico perché ecco il mio braciere. Sembra tutto in acciaio inossidabile, compresa la griglia che adesso vi mostro. Sto combattendo un po' col cartone, un po' col polistirolo. Tutto bello, eh? Però non vorrei lasciarci le dita, non sarebbe bello. Ecco fatto. Per cui in sostanza poi immagino di dover andare, beh, ok, togliere il polistirolo, che mi sembra una roba abbastanza ovvia. In questa maniera qui. Apriamo il braciere, lo posizioniamo. Credo così, sto facendo tutto senza istruzioni, eh. Poi andrò a leggermelo per capire se avrò sbagliato qualcosa. Apriamo anche la custodia della griglia. Immagino che questa sia la griglietta per andare a avere poi il carbone senza farlo cadere direttamente sopra il braciere. E ultimo ma non ultimo, la griglia. Dovrebbe essere così. Quindi dovrebbe esserci una bella capacità di cottura da una parte, perché comunque la superficie è adeguata, ma anche una bella distanza, una giusta distanza dalla fonte di calore, quindi dal carbone. Istruzioni d'uso, vediamo un po' se, come ci siamo detti, ho sbagliato qualcosa. Allora, rimuovere tutti gli imballaggi esterni fatto. Sbloccare i fermagli fatto. Griglia di cottura, griglia del carbone, vassoio del carbone. Aprire griglia, estrarre le parti. Aprire gambe assicurando. Bla bla bla.
No, c'è un pezzo che non ho visto qui sotto, vediamo un po'. Vediamo se è effettivamente così oppure se... No, infatti, ci sono anche le alette per aprirlo. Una volta che apro le alette dovrò dover mettere di grazie. Ah, sul supporto del vassoio. Ah, perché questo è il supporto del vassoio. Ah, quindi è molto più alto tutto. Perfetto. Ah, no, ho sbagliato. Beh, in effetti sì, perché poteva sembrare, era un errore, sarebbe funzionato lo stesso, ma sarebbe stato meno agevole per cucinare. Invece, utilizzando tutta l'apertura della valigetta, ecco che ho una possibilità più facile di arrivare alla mia cottura e quindi di gestire poi le varie preparazioni che avrò comunque a una distanza adeguata dalla mia fonte di calore. Per cui il vassoio del carbone assicurato su questi supporti, il vassoio del carbone dentro il quale va la griglietta per non farlo cadere il carbone, e poi griglietta in acciaio inossidabile che si appoggia su queste quattro linguette in modo tale che rimanga tutto orizzontale. Mi raccomando, la superficie sceglietela in maniera corretta, quindi bella piana senza particolari dossi e menate varie. Adesso tranquillamente direi che possiamo provare ad andare ad accenderlo per la prima volta. Anzi, prima di accenderlo proviamo a richiuderlo, perché sono curioso. Cioè, io ho finito di cucinare, ho smaltito il mio carbone, ho pulito tutte le parti che dovevo pulire, quindi vado a richiudermi questo e lo metto qua. Poi metto dentro anche la griglietta piccola dove va sul carbone e la griglietta più grande. Alzo i due supporti in modo tale che si chiuda tutto. Chiudo in questa maniera. Oh, questo come faccio ad aprirlo? Non lo so. Anzitutto vediamo di fare una roba di questo genere. Chiudiamo le due linguette della mia valigetta, così almeno mi aiuto. E per togliere questo... uno e due, ed ecco la mia valigettina da portare in giro e usare come se fosse un bel, anzi, e usare come un vero e proprio, una vera e propria griglia, perché di barbecue non si può parlare. Beh, adesso proviamo a riaprirlo e riaccendiamolo, va. Ok, ho messo allora un bel po' di bricchetti, ecco, per fare una prima accensione. Vedete come si posiziona su un piano di lavoro la mia valigetta, che adesso con grande calma si accenderà. Circola molta aria sotto, proprio per questo e proprio perché viene lasciato lo spazio al carbone di bruciare e soprattutto agli accendifuoco di alimentare tranquillamente la fiamma. Poi andiamo a spargere tutto e avremo una bella brace. Vediamo un attimo. Beh, adesso qui è combustione del carbone, per cui diciamo che per il momento mi sta intrigando. Certo, a differenza per esempio dello smoky barbecue di Casa Shop che abbiamo provato, qui non potremo gestirci tantissimo una cottura in diretta, un po' perché non c'è il coperchio, un po' perché non c'è una separazione nel vassoio del carbone. Sono passati circa 15 minuti da quando ho acceso la mia carbonella, che sta arrivando a piena accensione, quindi sta ancora un pochino sfumacchiando. Naturalmente io mi sono più appoggiato, vedete, da questa parte, che infatti è molto rovente, sicuramente più calda di questa parte, e infatti la paratia di qui è calda anche al tatto, mentre da questa parte ho una temperatura inferiore. Quindi mi raccomando, create comunque un ambito di sicurezza per un prodotto del genere, perché non è che coibentato, non è come per dire il keg che lo tocchi anche quando è in funzione e non è caldo. Quindi mi raccomando, però vaschetta che tiene molta, molta, molta carbonella, molti bricchetti, quello che volete. L'unica cosa che mi chiedo è, ma quando poi andrò a mettere la griglia? Se dovesse cadermi del grasso da qui o da qui, quindi diciamo dei limiti, non vado a rischiare di sporcare qui sotto? La risposta è inevitabilmente sì. Quindi per evitare di far colare il grasso dai bordi, mi raccomando sempre convergenza verso il centro. Ed ecco qua, altri 5 minuti
e sì, devo farla ancora accendere proprio completamente, farla diventare tutta bianca, però ho ridistribuito in modo tale da avere poi una temperatura omogenea sulla griglia. Ecco qui la mia valigetta di Gentleman's Hardware. Io vi ricordo una cinquantina di euro più o meno su Amazon o su altri siti. Io l'ho comprata da Amazon perché mi intrigava troppo la forma, veramente veramente carina, dai. Certo, non è un barbecue ovviamente, per cui è esclusivamente una griglia, il che vi renderà impossibile cuocere in indiretta e fare delle cotture eventualmente lunghe. O meglio, le cotture lunghe si potranno fare, però sarete sempre schiavi un pochino delle intemperie, perché è chiaro che se ci fosse tanto vento intorno a noi sarebbe un pochino complicato riuscire a fare tutto. Detto questo, affare molto interessante. In chiusura, come sempre, vi ricordo i nostri contatti: luca@bbcool.it, diana@bbcool.it e poi il Borno su bbcooler su Instagram per restare sempre in contatto con noi anche con le storie. Infine, se volete iscrivervi, cliccate qui e poi selezionate la campanella per restare in contatto con noi sempre quando volete, oppure beccatevi direttamente un altro video e poi, come sempre, i canali di Telegram ed Amazon per restare anche lì in contatto con tutto l'universo ormai di BB Cool, mi verrebbe così da dire. Ragazzi, un abbraccio, alla prossima!